Ora però Osimhen in area di rigore, entra il tiro, palo! Zielinski fuori! No! Incredibile palo di Osimhen, angolatissimo sulla destra, è andato a tirare un po' come a Roma all'Olimpico l'anno scorso, lo stesso tiro, solo che questa volta il palo l'ha respinto. Poi Zielinski non è riuscito a correggerlo in rete, incredibile! A porta vuota, era Kvara, non Zielinski. Ma la tocca! La tocca! Skorupski ha deviato il tiro di Osimhen ed è stato poi Kvaratskhelia a non appoggiare il pallone in rete. Non era facile perché era forte. No, ma a porta vuota, perché Skorupski ha fatto un miracolo, perché gli ha messo proprio quella punta per mettere il pallone sul palo. Il pallone carambola fortuitamente sui piedi di Kvara, che correva, non ha avuto neanche il tempo di organizzarsi per il tiro. Kvaratskhelia, il passaggio in aria. Con le mani! La palla non è entrata, però è stata toccata probabilmente con un braccio. È rigore, perché c'è stato il tocco di Osimhen successivo al piede di Calafiori. Di Calafiori. Osimhen, braccio di Calafiori. Applauso a sfottere all'arbitro da parte di Skorupski, l'arbitro lo ammonisce. Ammonito Skorupski. Con applauso del genere lo cacci fuori, ci va però, Osimhen. Cerca la concentrazione giusta Victor Osimhen, è sulla linea dell'area di rigore, fischia l'arbitro, parte Victor Osimhen, il tiro fuori, aveva spiazzato il portiere ma tira fuori, al 72esimo. Sono davvero gelati i 7000 che affollano il Dall'Ara, perché sembrava gol e invece non è così. Portiere da una parte, palla dall'altra, ma la palla finisce fuori. Clamoroso. Clamoroso. E quindi rimessa dal fondo. Calcio di rigore per il Napoli fallito da Victor Osimhen. Esce Osimhen ed entra Simeone col numero 18 e poi sta entrando anche Kajust. Esce Lobotka, quindi 4-2-3-1 per il Napoli con Kajust. Con Garcia, mamma mia, si è incazzata a morte con Garcia. Ma ci può stare all'86esima la sostituzione. Però queste cose fanno male ai compagni che entrano, capito? Osimhen è un po' così, lo sappiamo. Tra l'altro ha giocato integralmente a Braga e quindi... secondo me ci può stare, abbastanza nervoso. Io mi metto nei panni, ad esempio, del Ciolito che entra, il compagno che esce, fa tutto sto casino. Ci sta la sostituzione. Ha sbagliato anche uno stop, dimostrando che probabilmente quel rigore sbagliato lo ha condizionato. E poi la stanchezza, sì, hai ragione, ha corso tantissimo, tanti scatti, la sua prova è sempre generosa. E poi devi dare una chance a Simeone, che spesso dalla panchina l'anno scorso ha risolto le partite. Quindi finisce qui questa partita 0-0, un buon Napoli che però non è riuscito a segnare. Osimhen sbuffa e gioia e dolore, ha preso un palo, sarebbe stato ancora un'altra prodezza, ma ha sbagliato un calcio di rigore. Poi si è abbastanza innervosito, si è lasciato andare. Insomma, il nervosismo quando è stato sostituito. Il Napoli è nervoso, per quello che insomma si è visto, resta un Napoli nervoso. Si può discutere, si discuterà tanto di questo pareggio, dove però mi sembra di poter dire che dei segnali diversi rispetto alle prestazioni precedenti ce ne sono stati, come dici tu, più di uno ce ne sono stati. Esatto, e non, sinceramente sentire in questo momento Garcia se ne deve andare, credo Garcia che sia esagerato. Con l'auricolare non ha detto a quello sbagli il rigore. No. Solo che sia le punizioni, ragazzi, sia i rigori, siamo un poco sfortunati. Bisogna... O non li troviamo i rigoristi. Però Samuele, bisogna migliorare. Ma per questo ti dico, devi trovare qualcuno che sui calci di punizione non li tiri in curva. Certo. Oppure li tira sempre, come ha fatto oggi Politano, sulla barriera. Pure i rigori, attenzione. Perfetto.